Allora, abbiamo visto le idee regalo entro i 20 euro, abbiamo visto quelle da 1000 una notte che vi lascio qua, cioè andate a vedere la bellezza di quei kit lì. E oggi, come promesso, facciamo quelle entro i 10 euro, ma vi dico che la maggior parte delle cose costano nettamente meno di 10 euro. È stato il video più difficile di tutti da creare, perché comunque non è facile trovare delle belle idee regalo, non brutte, e vi ho trovato delle chicche. Farete una super figura spendendo pochissimo. Vi chiedo scusa se il trucco è un po' sfatto, ma abbiamo fatto la live insieme su Instagram, è una full face di Nabla, e dopodiché volevo girare il video, ma poi creava fame, quindi abbiamo cenato, poi ci siamo visti un episodio di una serie, insomma alla fine ce l'ho solo da un sacco di tempo, quindi vi chiedo scusa se non è super fresh appena fatto. Vabbè, chi se ne frega, tanto stiamo insieme. Cominciamo che ho un sacco di cose! Soltanto una cosa costa un paio di euro in più, quindi sui 12, però l'ho inserita perché se ne valeva la pena. Tutto il resto anche 3 euro, 4 euro, 6 euro. Boom! Cominciamo! Numero 1. Dunque, Farmona, questo è il Ginger Cookie Relaxing Butt Gel. Dunque, a parte che ha un profumo, cioè sa proprio di biscotto allo zenzero, ma tantissimo, ha un profumo buonissimo, proprio di biscotto alla cannella, scusatemi, e guardate che bello, a base di pantenolo col gingerbread sopra, cookie. Dai! Dai, bellissimo, eh. Ci mettete un bel sacchetto natalizio, voilà, pagato pochissimo. I prezzi purtroppo non li riesco a ricordare a memoria perché ho fatto ordini su un sacco di siti e non vi dico le ore, ore spese a cercare, però sono molto fiera. Quindi ovviamente vi lascio giù tutti i link, poi potete cliccare e vedere il prezzo. Poi, un classico che non passa mai di moda. Avete un amico o un amico che ama truccarsi con la sponge? Volete fare un pensierino carino? Io devo dire che l'ornament della sponge è sempre bellissimo. Real Techniques, fatto proprio di quest'anno. Quest'anno abbiamo la sponge rosa con tutti i glitter nel case. Il case è anche quello che vi permette di, perché è una custodia da viaggio, vi permette di portarla in giro. Gli altri anni il case ha una palla e basta. Quest'anno l'hanno fatto proprio con la custodia da viaggio che ha, vedete, RT con i buchi perché non faccia la muffa. È molto carino, secondo me, ed è un bellissimo pensierino. Poi, beh, allora, questo è un marchio che si chiama Bohemia Gift ed è praticamente della Repubblica Ceca e sono praticamente saponette fatte a mano, ho letto, e ha già il cestino e questa è una pecorella. Ora, ditemi che non è una bellissima saponetta da regalare col cartoncino che sembra legno, sembra la casa. Della pecorella, troppo carino, dai, cioè, ho adorato. Poi andiamo avanti, che abbiamo succosità da vedere. Poi un classico intramontabile che, però, per la persona che arriva, perché io, allora, vi dico un segreto: per le mie amiche, i miei familiari, mi piace tanto fare regali anche importanti, ma c'è sempre la persona con cui vai a prendere l'aperitivo all'ultimo, l'amica che si unisce al tavolo e non era prevista. Io ho sempre dei pensierini d'emergenza. Questo è uno di quelli, questo genere. Questa è il marchio è The Luxury Bathing Company ed è la crema mani e unghie ed è un albero di Natale, cioè vi presento la Natalina. E niente, mi piace perché praticamente è un albero di Natale e non è solo la crema mani, ma c'è anche la lima per unghie. Adesso non riesco più a rimetterlo giù se riesco. Ed è un regalino semplice che secondo me fa una bellissima figura. L'ho pagato tipo 3,50 euro. E secondo me crema mani più lima glitterata ha il suo perché. No? Ok, andiamo avanti. Non so dove appoggiarle, vabbè, le appoggio lì. Poi, i burrilabbra natalizi sono sempre, secondo me, un bellissimo cadeau. Ad esempio, potete, non so, nel fare il biglietto d'auguri carino e metterli dentro, o metterci, non so, un sacchettino d'organza. Fa sempre figure, secondo me. Numero 1, Beauty Made Easy. Questo è il Natural Lip Balm in Limited Edition Spicy Orange con Babbo Natale. E, tra l'altro con antiossidanti e vitamine, tra cui anche cranberry e lingonberry, che non so cosa sia. Mirtillo, semi di mirtillo e mirtillo rosso, c'era la traduzione. E lo aprite e ha la pallina, no? Troppo carino, natalino. E questo è coreano, è di Inuet, ed è tipo un Babbo Natale, non so, coniglietto, cioè con le orecchie.
sto male, ed è un burro cacao appunto, ed è troppo carino anche da mettere nei pacchettini Natale, cioè dai, dai. Anche la collega, non lo so, non so, mi piacciono queste cose. Poi andiamo avanti. Un kit che non costa niente, secondo me fa scena da matti, è di Dermacol ed è un set con shower gel e crema mani al cioccolato belga e arancia. Boom! Ditemi voi se non è una sfiziosità. E questo l'avevo pagato, mi sembra, 78 euro. E tra l'altro sono 250 ml di bagnoschiuma e 100 ml di crema mani con questo profumo cioccolato e arancia. Cioè, già impacchettato poi, molto comodo. Poi andiamo avanti. Un'altra blender che vi ho preso perché secondo me è troppo bella. Ok, questa è di, come si chiama? Legami. È la Cutie Friends Makeup Sponge. E ci sono vari, verdure, frutte, animali. E questo è l'avocado. Ditemi se la spugnettina avocado non è un'idea regalo squisita, appendibile all'albero. Dai, e c'erano tante forme, io ho scelto questa perché era quella che per me era la più carina, ma l'avocadina, dai, adoro. Poi, questa è forse una delle mie idee regalo preferite di tutto il video. Amo le candele, ma le candele belle costano, e quando ho trovato queste, che questa costa forse 11 se non sbaglio, proprio appena di più di 10, ma è una chicca secondo me, e fanno anche poi molto più costosa, sui 30, però proprio la candela è in vetro grossa, ma sono candele di un marchio che si chiama Paddy Wax Library e ci sono frasi di libri famosi, cioè non so, Shakespeare, Jane Austen, eccetera. Ovviamente io ho preso quella natalizia di Charles Dickens al Tangerine Juniper and Clove e c'è scritto sopra I will honor Christmas in my heart and try to keep it all the year, cioè onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di portare questa cosa con me per tutto l'anno, cioè di farlo per tutto l'anno. È tipo fatta così di latta, con la scritta che sembra scritta a mano e firmata da Charles Dickens. Sono candele, tra l'altro, fatte in cera di soia. E l'aprite e si brucia così. Ditemi se non è bellissima. Ne ho prese un po' da regalare di varie cose, tra cui appunto Jane Austen e Shakespeare li ho preso, ma ce ne sono tanti. Ovviamente questa qua di Charles Dickens è una chicca. Secondo me questa idea regalo è bellissima, per quanto mi riguarda, ovviamente. Poi andiamo avanti. Lush. Chi mi segue su Instagram sa che l'altro giorno sono andata da Lush, no? A parte che ho trovato lo scrub labbra natalizio, che quest'anno è il Golden Pineapple, perché mi hanno spiegato che il pineapple è un gusto, cioè una frutta che là è molto natalizia, a differenza che qua. Ed è uno scrub labbra appunto, zucchero di canna, ananas e zenzero. Ditemi se non è un, e tanto vestito di oro natalizio, ditemi se non è una squisitezza. Ma poi cosa ho fatto? Quest'anno, oltre alle bombe da bagno, che sono un classico, hanno questo kit, The Night Before Christmas, che voi potete riempire con quello che volete e ve lo compongono. Costa 2,50 euro e avete to from, quindi da a. Io l'ho comprato perché poi ovviamente queste cose le regalerò e vi faccio vedere cosa ci ho messo dentro io. L'altro dentro c'è la Christmas list, relax in a butter shower. Put on new pyjamas, leave treats out for Santa and the reindeer. Wow. E io cosa ci ho messo? Tre mini size natalizie che comunque prese singolarmente sono sotto i 10 euro, ovviamente c'è bisogno di prenderle tutte. Ma ho preso l'altro scab labbra, questo non è natalizio ma è il cookie dough, quello proprio che sa di biscotto. Sto male, i scab labbra di Lush sono iconici. Poi ho preso la fragranza natalizia per eccellenza di Lush, che è la Snow Fairy. E questo è il bagnoschiuma. Questo era il gel dolce ufficiale delle fate, che sa di dolci tipo zucchero filato. E ho preso lo Snow Fairy balsamo corpo. Volendo spendete un po' più di 10 euro, però potete prendere, potreste prendere questi due e fare il kit. O soltanto il balsamo, lo scrub labbra che costa sugli 8. Insomma, da Lush avete un sacco di opzioni. Io ho comprato questi. Succosità. Andiamo avanti. Poi ho trovato questo. Questo è di Nobea ed è l'Heartbeat Juicy Cherry. Cos'è? È un piccolo kit unghie dove dentro avete lo smalto e il top coat.
con il cuore che batte, con tutti i cuoricini che sembrano tipo, non so, le luminarie di Natale a forma di cuoricini. Ora, è un pensierino troppo carino, nonché secondo me molto utile, e la bellezza dello smalto perché è tipo un mauve scuro, tipo un po' quello famoso di Essie, di cui non mi viene adesso il nome. E ho trovato fosse un regalo troppo carino, e anche qua ha pagato pochissimo, e insomma, ve lo volevo proporre. Anche perché tutte le volte vedo che chi ha poco budget finisce a comprare la crema mani, ok? O non so. Invece anche sotto i 10 euro si possono trovare delle chicche. Voi vedrete cosa non vi ho trovato in questo video. Vedrete. Andiamo avanti. Poi, un regalo scherzoso per una ragazza giovane, un'amica, un amico. Allora, ragazzi. E come si chiama? Mad Beauty fa le fasce per capelli, quelle per quando ti strucchi così, a forma di personaggi Disney. Io ho scelto la Minnie, ma c'è ad esempio quella di, come si chiama? Maleficent con tutte le cose. Sto male. Io ho preso Minnie, scusate la mia messa male perché l'ho aperta. Cioè, ditemi voi se non è la fascia più bella del mondo! Con le orecchie da Minnie e il fiocco da Minnie, con la quale mi vedrete ovviamente in live su Instagram, ovviamente quando facciamo le live dal bagno, e trovo che sia un pensierino simpaticissimo, anche questa pagata circa mi sembra sugli 8 euro, forse meno, e fa scena, è bella e simpatica, vi fate anche due risate con la persona con la quale la aprite, quindi mi è piaciuta tanto. Poi! Altra chicca, questo qua costa 3 euro, ma per me è sfiziosissimo. È di, come si chiama? Tipi Studio, no, scusate, Mr. Wonderful, ed è il portamonete slash portafoglio a cuore, ok? Dai! È tipo di silicone, di quelli morbidi squishy, e ti ci potete mettere dentro, non so, potrebbe essere un portarossetti, loro lo vendono come portafoglio, cioè portamonete, però io, il mio diventerà un portaretouch, quindi o mini cipria, mini pennello, o rossetto, mini cipria, mini pennello. Ma ditemi se non è carinissimo da regalare con un biglietto tipo Buon Natale, sei nel mio cuore, per dire. È troppo carino, l'ho adorato. Ok, poi... Guardate qua, questo è di I Love ed è il Luxury Hot Chocolate Bath Time Treats da 500 ml, mezzo litro, dove abbiamo il mega bagnoschiuma al cioccolato e la spugna per lavarsi, però tipo modalità appendibile. Cioè, il bagnoschiuma, chi non può amare il bagnoschiuma al cioccolato? Dai! Bellissimo, vero? Anche questo ho pagato pochissimo. Questo lo tengo per me, lo ammetto. Poi andiamo avanti. Questa è una chicca. Sono molto fiera anche di questo, io ve lo dico, eh. Allora, questo si chiama Warm It Up. È un mug warmer, cioè un prodotto con la chiave USB che si attacca al PC volendo o a un caricatore e che tiene calda la tazza dove c'è la tua bevanda. Ad esempio, lavori in ufficio, hai un tè e poi diventa freddo, ghiacciato tutte le volte perché devi lavorare. Bene, questo te lo tiene caldo ed è un cookie. C'erano varie forme, ma io ho scelto il cookie. E si attacca sia al Mac che al PC, con la porta sia del Mac PC che dei PC classici. E mantiene i tuoi drink caldi, no? E alla fine, vedete, ecco, lo appoggi sul cookie, la tazza. Sto male! Poi, andiamo avanti. Un classico che non passa mai di moda, per quanto mi riguarda, è la saponetta, non la Dove come il calendario dell'avvento che abbiamo aperto ieri, che lasciamo perdere. Un giorno con doppia apertura di calendari, uno peggio dell'altro, se non mi seguite su Instagram, male, guardate gli spacchettamenti perché veramente è stato tragicomico. Con me che parlo in tedesco, poi vabbè, lasciamo stare. Comunque, questo è di La Mande, un marchio molto buono che io trovo da me in farmacia. E questa è la fragranza sicuramente più natalizia, secondo me, che è la Petali di Spezie, tutta disegnata, con la confezione già regalo, vi arriva così. E questa qua appunto è il sapone Petali di Spezie. E ha un profumino di speziosità molto buono, è un sapone profumato molto carino, secondo me, da regalare. Pagato veramente pochissimo. Cioè pochissimo per essere un sapone grande, di un profumato, eccetera.
Ragazzi, chi pensava che da Bath & Body Works poteste fare dei regali top spendendo meno di 10 euro? Numero 1. Avete mai provato le acque profumate di Bath & Body Works? Sono eccezionali e le mini costano 6,90 e adesso sono pure in sconto. La mia preferita natalizia è la Vanilla Bean Noël. Sa che sei proprio di vaniglia di Natale. Oh, vaniglia biscotto buonissima. E volendo potete prendere solo lei o superare appena i 10 euro, tipo andare sugli 11,50 se i miei conti sono giusti, e avere anche il suo bagno schiuma. Ora, nel video prossimo che farò sulle idee regalo, ne ho ancora due da farvi, ve lo dico. Comunque, uno solo Sephora e uno generico. Vi farò vedere dei kit già composti che ho preso di Bath & Body Works, ma questo qua ve lo potete comporre voi, è troppo carino, con un profumo buonissimo, oppure prenderli singolarmente e fare dei pensierini. Come ho preso questo è il hand soap, il sapone mani, ed è il Merry Cookie, tipo invece che Merry Christmas, Merry Cookie, col cookie. Il land soap che sa di biscotto e vaniglia. No, cioè, dai, ma chi è che non è contento di ricevere un regalo così sfizioso? Poi, questo costa 1 euro di più, però ve l'ho messo perché è una chicca. Magari avete un'amica che come me ama la profumeria, anche artistica, di nicchia, eccetera. Che costano, i profumi costano tanto. Ma poter regalare un far provare un profumo senza dover vendere un rene. È una cosa molto carina e guardate cosa vi ho trovato. Questo è il Juicy Couture di Viva la Juicy, che ho scoperto piacere moltissimo grazie a una mini size da regalare. Ok, guardate la bellezza, appendibile, con anche qui da Ace, to from, proprio regalino già pronto di Juicy Couture. Ditemi se non è bellissimo. Ah, e tra l'altro non è un roller, è spray ed è il profumo da 7,5 ml spray. Io adorerei. Vi ho trovato un profumatore ambienti natalizio carinissimo da regalare a meno di 10 euro. Questo è di Wax Lyrical England ed è un tipo un, come si chiama, un francobollo targato 25 dicembre, come se fosse stato fatto il timbro, così scritto 25 dec. Ed è l'Holiday Time Letter to Santa, vedete col cosino che mette la lettera di Babbo Natale, e questo qua praticamente c'è scritto che sa di frutti rossi e vaniglia insieme a, cioè cranberry, grape e vaniglia, ha una piramide olfattiva, e c'è scritto Air Mail Service by Santa Claus, è tutto, vedete, Polo Nord, è tutto a tema Natale, ma ditemi se non è troppo carino, troppo bello da regalare secondo me. Mi dispiace, ma un pezzo di gioielleria ci doveva essere. Mi dispiace, ma questo l'ho messo io in una così, ma purtroppo dovete comprarci poi voi il contenitore, ma queste garzine qua costano 10 centesimi. Oppure comprate la scatolina, ma il braccialetto di Natale più bello che si sia mai visto. Nonché che indosserò. È a doppio giro, tra l'altro questa volta proprio col gancetto, cioè un braccialetto, vero braccialetto, dove da un lato avete il color oro, dall'altro tutte le perline colorate natalizie con il pacco regalo, ma c'è anche con l'albero di Natale, con, ci sono vari simboli, io ho scelto il pacco regalo, ma guardate la bellezza. Cioè è troppo carino. E anche al polso fa un po' figura, cioè sembra un braccialetto di quelli importanti, cosa che non è, ma non importa perché è bellissimo. Cioè, io lo indosserò tutto il periodo natalizio. Guardate come sta per farvi capire il risultato. Dai! E poi potete scegliere il simbolino che vi piace. Io ho scelto il pacco regalo, ma c'è quello con l'albero di Natale che è molto carino. Io avrei voluto il bastoncino, non mi viene il nome, il bastoncino di zucca. Vabbè, comunque, bellissimo. Poi, andiamo avanti. Allora. Ok, questo è un regalo speciale, io ve lo dico, è bellissimo, cioè io ho reso un'ora, penso che nessuno non possa apprezzare la bellezza di questo e ve lo mostro. È la pochette renna di Natale con corna gigante che in più il pezzo forte è questo. Gli puoi premere il naso e si illumina di tutti i colori. Adesso spegniti il naso. E allora, spegni! Oh, ok, devi premerlo. Che ha le ciglia, come vedete, dorate.
e ha le corna ed è pelosina e gigantesca. E tanto ci sta dentro di Yogi perché è enorme. Cioè, guardate qua, è gigante. Ditemi se non è una squisitezza da regalare. Ditemi voi se non è la bellezza. Poi andiamo avanti. Questi ve li avevo già mostrati, ma ve li mostro perché costano, mi sembra, 5 euro l'uno e fanno una bellissima figura. E poi ho visto che adesso c'è anche il kit che li contiene entrambi, quindi volendo potete fare direttamente mani pieni. Sono di Nail Sync, che sono i Festive Fits and Festive End, quindi una maschera per i piedi e una maschera per le mani. Potete comprarli separatamente o nel kit. Tutte però disegnate come se fossero un maglione di Natale, vedete? Troppo carine, un bel pensierino, simpatico anche da infilare nei biglietti di Natale. Poi, ovviamente è Natale, io purtroppo mi dispiace un sacco, ma non ho la vasca. Quanto vorrei avere la vasca, ma non ce l'ho. Però so che molti di voi ce l'hanno e vi ho trovato un kit bellissimo di bombe da bagno che non costa niente, fa niente rispetto alla figura che fa e alla confezione che ha. L'ho pagato 9,90 o 9,80. È di Body and Earth ed è l'Holiday Bath Bomb Gift Set. Vi arriva già con la scatola con i Babbi Natali rock con gli occhiali da sole. Guardate che bello. E le fragranze sono divise in, c'era scritto, proprio i profumi erano, c'era scritto, non me lo ricordo più, aspettate. Vaniglia, ci sono le bombe alla vaniglia, alla rosa e alla lavanda. E ci sono gli alberi di Natale, questo che non so cosa sia, gli uovi di neve, avete capito. Comunque, tutto a tema natalizio. Potete anche aprire la scatola e regalarli nei sacchettini alle varie amiche e amici, oppure regalare tutta la scatola. È un amante delle bombe da bagno, fa bella figura. Poi, altra chicca, ve lo dico. Questo è un duo che io ho comprato come duo, ma potete mettere, cioè li vendono separatamente, oppure li comprate insieme e fate il kit. Anche con tutti e due i prodotti non arrivate a 10 euro. È di Accentra and Care, la marca, e praticamente sono il sapone mani e la crema mani natalizi della collezione natalizia. E abbiamo gingerbread e gingerbread and cream. E hanno tutti i disegni di Natale, quindi non so, gli alberi, il pacchetto, il coso, Babbo Natale, il bastoncino che piace a me, Candy Cane, e niente. E anche qua c'è la renna, vedete? E sono troppo carini, troppo. Marchio tedesco, tra l'altro. Il sapone è disegnato in Germania senza parabeni, vegan friendly, senza oli minerali. E la crema mani è paraben free, vegan friendly, senza SLL, SLL. Senza slush e senza oli minerali. Troppo, troppo carini. Poi, questo è coreano. È una chicca. È un pensierino carinissimo. Se avete, ad esempio, un'amica o un amico o la mamma che adora i prodotti coreani o adora le BB cream coreani, non vi so dire com'è perché non l'ho provata, perché proprio l'ho presa da regalare perché mi sembrava una squisitezza. Esiste però in varie versioni. C'è quella che ho scelto io, che è la poreless, quella per i pori, e poi c'è quella idratante, naturale. Beh. Colore unico, quindi si prende quello che c'è, come molti prodotti coreani, ma costa veramente poco. È di It's Skin ed è la Baby Face Poreless BB. La mia è la Poreless. E guardatela, è un angioletto. Un angiolettino Baby Face Poreless BB Cream. Ora, controllo il colore, dai. Vabbè, dai, la terrò io, poi ne prendo un'altra. Ah, per essere un prodotto coreano è molto più scuro di quello che pensavo. Vabbè, è un colore medio, è un colore medio, sì, wow, questo sembra che ti cancelli anche i connotati, ma ha un effetto poudré, pelli grasse queste, dopo, secondo me, vista così. Per me è scura, è un colore medio, però meglio perché è molto più universale che un colore chiaro come la mia. Meno male che la persona a cui la volevo regalare ha un tono più di me, cioè più scuro di me, quindi va benissimo, ed è molto carina, molto pagata sugli 8 e 7-8 euro, mi sembra, molto carina. Poi andiamo avanti. Allora, vi ho trovato un settino troppo top di Maybelline, perché Maybelline, ragazzi, è un marchio molto molto valido, drugstore, e questa idea regalo è una chicca.
è il Merry Christmas by Maybelline con il cracker natalizio. E qui abbiamo il The False Slash Lift, il mascara che a me piace molto. E poi c'è l'Hyper Precise All Day Matte Eyeliner. Quindi abbiamo l'eyeliner e il mascara neri. E l'eyeliner è quello, se non sbaglio, che abbiamo trovato nel calendario dell'avvento Maybelline, che è bellissimo. E guardate qua, troppo carino, fa troppo bella figura, secondo me. Poi, altra chicca. Questo è un kit. Questo è di, com'è il marchio? Chi sei? Accentra sempre, e sempre quindi senza parabeni, vegan friendly, senza SLS, senza oli minerali. Ed è il kit con i bonbon. E abbiamo lo shower gel da 60 ml e due bath bomb a forma di candy cane. Anche questo ho pagato pochissimo. Ditemi che non è stupendo da regalare. Ditemi voi con i bonbon in alto. Ok. Poi sono andata da Nashi Argan. Purtroppo non credo vendano online, ma a Parma c'è lo store. E ho trovato delle idee regalo bellissime che ho comprato per delle amiche. E ora ve le faccio vedere. Questo è la loro crema mani natalizia, proprio fatta e vestita a Natale. Ed è la Nashi Argan Dry and Balm, proprio il loro balsamo mani col biscottino natalizia. Beh, pagata a 7 euro, mi sembra, il balsamo mani. E la confezione è gratuita, quindi te la confezionano senza che tu debba pagare altro. Non come tipo da Lush, che ho dovuto pagare la confezione, qua ve le danno. E poi la chicca. La chicca, preparatevi, la chicca, io ve l'ho detto. Siete pronte? Bene. Il profumo capelli. Avete mai sentito la bontà del profumo capelli di Nashi Argan? È buonissimo. Sono anni che lo compro e lo ricompro. Questo l'ho pagato, il piccolino, 9,90, e l'ho preso per due mie amiche e per me, perché è eccezionale, non importa quanto costi, è eccezionale questo profumo per capelli. E volevo assolutamente che queste mie due mie amiche lo provassero, perché è veramente buono, e te lo mettono poi nella caramellina di Natale, e ok, direi che si vola. Poi, sempre il marchio che abbiamo visto prima degli smaltini, Nobea, vi ho trovato il Matte Liquid Lipstick, così da appendere. In realtà te lo aspetti rosso, perché si chiama Cranberry Red, in realtà no, non è rosso, è tipo un rosa nude caldo corallo. Non conosco la formula perché non l'ho mai provata, ma le recensioni erano buone, ed è un colore che a me piace molto. Certo che metterò sul rossetto nel massimo, però è per farvi vedere il colore. E ovviamente poi sul come sia ci aggiorneremo. Questo passone, mischio, questo e quello, sta malissimo. Però ho pensato fosse un'idea regalo carina e quindi ve l'ho voluta mostrare. Ammetto che io ormai sono veramente poco da rossetti liquidi. Porto giusto quelli di Infinity perché non seccano, però insomma preferisco i rossetti in bullet, lo sapete. Anche tinte che anni fa non ritenevo secche, oggi le trovo troppo secche. Però so che molti invece adorano ancora i rossetti liquidi. E ho pensato che magari avete l'amica che porta sempre le tinte, farle il regalino così, ma è troppo carino, dai. Anche questo ho pagato, mi sembra, 6 euro, 7 euro. Top. Poi, guardate che kit ho trovato. Questo costa pochissimo e fa sembrare che avete speso i miliardi. L'ho pagato, mi sembra, 8 euro, 7 euro, 6 euro. È di Organic Shop ed è un kit corpo con quelle profumosità che fanno loro. E dunque, vi ho preso quello con la body mousse, fragole e cioccolato, la strawberry and chocolate, con il body scrub ai lamponi. Ditemi voi se non è una squisitezza la body mousse. Dai, io l'ho preso per una mia amica che so che adora queste cose di questo marchio, quindi le ho preso questo set. Ma anche perché voi non sapete una cosa, ma i video che faccio sulle idee regalo, la maggior parte delle cose che vedete sono in realtà regali che io ho preso per altre persone, poi che però vi mostro nel video e che poi regalo. Ditemi se non è bellissimo. Dai. Poi abbiamo finito, ormai
Dunque, ci mancano due chicche e poi ho finito. Allora, questo è. Ma non è sempre di coso? Ah sì, Bath & Body Works, l'ho dimenticato. Vabbè, sapete quando vi ho fatto vedere il bagno schiuma cookie? Avevo preso anche la crema mani, ma questo qua è il Vanilla Butter Cream ed è una crema base shea butter and cream, una crema mani che sa di non so, crema al burro vanigliato, dai. Poi vi ho trovato, questo l'ho preso per una mia amica, è sempre di legami, ed è il SOS Winter and Warmer. Cioè, che cos'è? È uno scaldamani che dice abbracciami col pinguino. Praticamente voi pressate la cosina metallica che fa clic e si scalda, ma se lo volete riutilizzare non fate altro che scaldarlo nel 30 minuti, no, dura 30 minuti, e poi lo potete riscaldare nell'acqua calda e riutilizzarlo. Ditemi voi se non è una squisitezza. E l'ultimo prodotto è proprio quello che vi ho detto che costava appena di più, mi sembra 13 o 14 euro. L'ho inserito solo perché ho detto magari potrebbe interessare perché so che in molti di voi, me compresa, amate le maschere coreane e vi ho trovato questo kit che dice anche un bel messaggio fuori, quindi ho pensato fosse una bella idea regalo. Dice I'm worth it, ok? Ed è il face mask set con 5 maschere coreane di Tony Moly. E una persona che ama le maschere coreane, cioè con un regalo del genere si vola. Ed c'è la purificante, l'idratante, la nutriente e la vitalizing. E quindi quella al cactus, al cocco, al miele, alla pesca e alla lavanda. Maschere appunto coreane. Ed era un kit talmente bello che l'ho voluto inserire perché ho pensato che voi poteste apprezzarlo particolarmente. Bene, queste sono le mie idee regalo, tutto quello che vi ho trovato, che secondo me è bello da regalare, entro e quasi tutto sotto i 10 euro. Spero di cuore che vi sia piaciuto, sappiate che arriverò anche con l'idea regalo speciale Amazon e poi farò quello speciale Sephora e poi farò l'ultimo e poi basta! Quest'anno ci ho perso veramente un sacco di tempo in idea regalo, ma è anche un bel modo per provare anche nuovi prodotti, oltre che i regali agli altri, anche gli auto, no? Regali. Io con un sacco di kit nel tempo ho scoperto prodotti che poi ho comprato in full size e via così. Vabbè, spero di cuore che vi sia piaciuto, se è così stato, se apprezzate lo sforzo, il tempo che ci ho perso, mi raccomando, pollice in su e iscrivetevi al canale. Ho visto che circa il 30% delle persone che guardano i miei video non sono iscritte. Iscriversi è gratis, non costa niente e mi aiuta a supportare il canale perché l'algoritmo di YouTube è tremendo e affinché mostri i tuoi video a persone che potenzialmente li guardino, vuole che ci siano interazioni, quindi commenti, like, iscrizioni, eccetera. Quindi insomma è il modo migliore per aiutarmi a iscrivervi e commentare se vi va. E lasciare like. Un bacione!